È passato più di un mese dall'inizio dell'invasione dell'Ucraina, dall'inizio di questa guerra crudele e insensata, che, come ogni guerra, rappresenta una sconfitta per tutti noi. C'è bisogno di ripudiare la guerra, luogo di morte dove i padri e le madri seppelliscono i figli, dove gli uomini uccidono i loro fratelli senza averli nemmeno visti, dove i potenti decidono e i poveri muoiono. La guerra non devasta solo il presente, ma anche l'avvenire di una società. Ho letto che dall'inizio dell'aggressione all'Ucraina un bambino su due è stato isolato dal paese. Questo vuol dire distruggere il futuro, provocare traumi drammatici nei più piccoli e innocenti tra di noi. Ecco la bestialità della guerra, atto barbaro e sacrilego. La guerra non può essere qualcosa di inevitabile. Non dobbiamo abituarci alla guerra. Dobbiamo invece convertire lo sdegno di oggi nell'impegno di domani. Perché se da questa vicenda usciremo come prima, saremo in qualche modo tutti colpevoli. Di fronte al pericolo di autodistruggersi, l'umanità comprenda che è giunto il momento di abolire la guerra, di cancellarla dalla storia dell'uomo prima che sia lei a cancellare l'uomo dalla storia. Prego per ogni responsabile politico di riflettere su questo, di impegnarsi su questo e guardando alla martoriata Ucraina di capire come ogni giorno di guerra peggiora la situazione per tutti. Perciò rinnovo il mio appello. Basta, ci si fermi, tacciano le armi, si tratti seriamente per la pace.